Non solo incontri d'ascolto con gli associati presenti nei padiglioni della Fiera di Verona, Marmomac, per accogliere le richieste e gli indirizzi che arrivano dal territorio, ma anche momenti di dialogo con le istituzioni, in primis quella veneta, per declinare in concreto le esigenze delle aziende. Nell'arco di questi appuntamenti programmati, Confindustria Marmomac, con il suo presidente onorario Marabelli, ha incontrato Stefano Valdegamberi della Commissione Regionale Attività Produttive. Perché? Non solo ha la fiera più importante del mondo, dove noi interveniamo decisamente a livello di settore, ma nello stesso tempo ha anche delle imprese che per noi sono di riferimento e delle eccellenze. Stiamo iniziando a dialogare sempre maggiormente con la Regione per andare ad individuare quelle che sono delle esigenze e delle attenzioni particolari per le aziende di questo territorio, in modo tale che possano essere poi chiaramente declinate sia a livello nazionale ma soprattutto a livello internazionale. Ci sono già delle aziende che sono di riferimento a livello mondiale e che quindi noi portiamo con noi quando giriamo per il mondo. Voi sapete che questo è un settore che esporta dal 70 all'80% della propria produzione. Ci sono alcune aziende invece che hanno bisogno ancora di una fase di accompagnamento per andare a compensare quello che è una sorta di stagnazione sul mercato interno e che può essere tranquillamente compensata con una maggiore presenza sui mercati esteri. Ecco, su questo e proprio su questi argomenti stiamo iniziando un nuovo dialogo con la Regione, oltre a quelli che abbiamo fatto fino ad oggi, in modo tale di trovare delle iniziative in maniera congiunta, trovare quelle che sono prima di tutto le esigenze di queste aziende, trovare quelle che possono essere invece delle risposte che può dare la Regione in questo senso, per riuscire a internazionalizzare maggiormente proprio l'attività di determinate aziende. Questo è, diciamo, è il cappello nel quale ci muoviamo. Naturalmente ci sono delle esigenze che devono ancora essere confrontate, devono ancora essere verificate, perché noi riteniamo come associazione nazionale e fortemente impegnata a livello internazionale che una risposta è quella di andare all'estero e quella di compensare mancate richieste sul mercato interno attraverso una maggiore presenza di tutte le aziende, comprese quelle venete, sui mercati esteri. Ci sono delle aziende che questo approccio ad un mercato un pochino più complesso, un pochino più ampio, lo stanno capendo adesso e in molti casi obiettivamente non l'hanno ancora percorso e quindi devono ancora essere formate per andare all'estero e affrontare competizioni un pochino più complesse. Proprio su questo stiamo dialogando con la Regione per trovare tutta quella serie di strumenti di accompagnamento e di tutela anche in un certo senso, in modo tale di portare tutto il comprensorio a dialogare non soltanto a livello nazionale ma più a livello più internazionale. In questo senso anche le attività che stiamo facendo su questa fiera, che è una fiera che è internazionale per eccellenza, non solo dal punto di vista dei visitatori ma anche dal punto di vista degli espositori, è quello di rendere internazionale l'evento, internazionale nel senso che per noi è fondamentale rafforzare un evento come per esempio l'evento fieristico Marmomac in maniera tale di poter, così come diciamo abitualmente, mostrare i muscoli ai nostri interlocutori esteri. Ecco perché in molti casi le opportunità che può dare una fiera sul territorio nazionale, in questo caso sul territorio veneto, sono fondamentali perché permettono alle aziende di mostrare quello che possono fare e nello stesso tempo di collegare all'evento fieristico anche il territorio e le aziende che sono intorno all'evento. Per noi questa è un'altra priorità fondamentale, relativamente semplice, nel senso che l'evento è molto conosciuto, ma è una risposta immediata a quelle aziende che in questo momento si devono ancora strutturare per affrontare mercati più lontani.